Allora, parliamo di questo personaggio importante che io ho incontrato qua e che appena l'ho visto, insomma, è stato un incontro e uno sguardo pazzesco, Don Andrea. Allora, io vorrei capire, è un personaggio che credo sia molto amato da queste parti e so se c'è qualcuno che lo riesce anche ad imitare o che riesce a parlare un attimo di Don Andrea. Se c'è una persona qua adesso che può venire a parlare un attimo di Don Andrea per presentarlo, magari se c'è qualcuno, qualora qualcuno non lo conoscesse, sarebbe molto carino. Chi c'è? Prete. C'è qualcuno? So che si fa chiamare prete. È il prete. Prete? Sì, dov'è? Don Andrea, vieni. Don Andrea. Anche tu fai il presentatore, ma mica ti chiamo presentatore. Lo so, ma lui c'ha scritto. Ma il soprannome Don prete. Andrea. E qua. Sta arrivando, sta arrivando. Ecco il prete. Eccolo qua. Un bell'applauso. Un bel applauso. Io per non far figuracce sono passato dalla scaletta. Sembra l'urso abbraccia tutti. Poi a Don Andrea. Come mai ti acquatti la faccia? Scusa. Problema. Poi ha fatto bene a metterti la maglietta verde e sembri completamente Shrek. Allora, Don Andrea, allora, vieni. Come va la serata? Benissimo. So che ieri eri preoccupato, cioè scusami, anche oggi eri preoccupato. Oggi pomeriggio. Però insomma, le tue preghiere hanno avuto buon senso. Hanno avuto, ecco, poi purtroppo i Pampers non sono rinsaviti, sono rimasti coglioni o messa. Allora, Don Andrea. Ma scusa, tu hai pregato e ha smesso di piovere? No, ho smesso di pregare e ha smesso di piovere. Questo Beh, questo è il top, questa è la battuta top, devo dire. Bene, allora, come va? Sei contento di questa edizione? Benissimo, sono contento, è un'edizione la più bella delle due. Quindi insomma siamo messi bene. Bene, quindi insomma hai visto tante cose belle, tante cose meravigliose. Questi ragazzi come sono, i ragazzi della sua parrocchia? Non solo della mia parrocchia, cioè vengono anche da altre parti, e se no gli altri colleghi mi si ingelosiscono. Però credo che sono i migliori. Gli altri colleghi tuoi preti. Certo. C'è neanche un altro qui in mezzo, veramente. Vabbè. Non emarginiamolo. C'è un altro prete. Sì. Ognuno ha le sue croci. Sai com'è. Allora, vabbè, insomma. E quindi sono i migliori. Ma i tuoi o quelli degli altri preti? I miei. Ah, i tuoi ragazzi. Sì. I tuoi ragazzi. Va bene, allora, e quindi sono da queste parti e sono tutti quelli, questa maglietta verde che vedo. Maglietta verde che abbiamo fatto prima dei mondiali, però. Ah, ecco, sì. Avete fatto prima dei mondiali e c'è scritto è giustamente farla del Brasile. Oratorio Melano, te ce la, lo tieni proprio lì sulla puppa. Sì. Allora, e quindi noi siamo molto contenti questa serata, speriamo che dia i buoni frutti. Noi abbiamo avuto delle belle birre, complimenti per gli sponsor, uno molto alcolico, l'altro vabbè, dai, allora dai, Santarelli è contento. E dicevano i fratelli Lotumo l'anno scorso, è inutile che ti tocchi, perché se ti tocca, ti tocca. Ma me lo dicevano anche a me, guarda, sempre a Colorado. Vabbè, lasciamo perdere. Era sempre un film, comunque. Comunque, posso dire una cosa. Vai. È vero, è sempre un film. Posso dire una cosa. Allora, devo fare complimenti, perché io sono stato molto contento quando mi hanno invitato qua, però posso dirvi che un prete, così, ganzo, che organizza queste cose, che arriviamo, noi siamo arrivati con i Pampers oggi all'otto, e detto, ragazzi, dite cosa vi pare, divertitevi, fate asino. L'importante è stare bene insieme. Bene, secondo me questa è una grande cosa, per cui volevo farti complimenti. Grazie. E grazie per aver organizzato questa cosa così bella. Grazie a voi. Va bene. E dove sei andata, Andrea? A vedere i cespugli. Vabbè, andate a pisciare. Allora, ragazzi, noi ringraziamo le Martine, ringraziamo Don Andrea, lasciamo. Io, se volete, vi faccio la spalla, 2 minuti di cassate, sì, e poi diciamo il risponso. Anche 3, anche 4. No, vabbè, dai.